Ci troviamo oggi a Udine presso la sede dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato di Udine. Con noi la signora Bruna Zuccolin, buonasera, presidente dell'associazione. E con noi anche il signor Bruno Bonetti, vicepresidente dell'associazione. Buonasera. Buonasera, grazie. Chiediamo subito al signor Bruno come è nata l'idea di creare anche a Udine la possibilità per questi esuli e i loro familiari di ricordare momenti anche terribili della loro vita e dare uno spazio anche a Udine per raccontare un pezzo di storia dell'Italia, ma anche della ex Jugoslavia, Istria e Dalmazia. Prego. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia nasce nell'immediato dopoguerra per dare assistenza ai profughi a livello nazionale e già dal 1946 era operativa anche la sede di Udine. In particolare noi dobbiamo ricordare l'impegno del passato presidente, l'ingegnere Silvio Catalini, che è stato presidente dal 1972 fino alla sua morte nel 2016, quando il testimone è stato raccolto dalla presidente Bruna Zuccolin. Il nostro comitato raccoglieva anche 2000 soci, adesso sono ovviamente un po' di meno per motivi anagrafici, perché dovete tenere presente che a Udine, nel centro di raccolta profughi di via Pradamano, sono passati registrati più di 100.000 profughi istriani e dalmati, e oltre a quelli che naturalmente passavano attraverso le famiglie che non hanno avuto una registrazione ufficiale. Quindi è stata una presenza importante nel territorio udinese che ha visto la necessità da parte della nostra associazione di fornire anzitutto assistenza materiale. Oggi ovviamente a più di 70 anni da quegli eventi l'assistenza materiale è diventata una questione secondaria e l'importante invece è mantenere viva la memoria, perché non si spenga il ricordo di quelle terre, di quella civiltà, di italiani che hanno popolato l'altra sponda dell'Adriatico. Bene, quindi proprio per mantenere viva la memoria, come ci diceva il signor Bruno, chiediamo alla qui presente presidente, la signora Bruna, quali sono le iniziative che avete messo in campo o che realizzerete nel prossimo futuro proprio per dare testimonianza di quanto successo, ma anche per riunire e ritrovare tanti esuli e i loro familiari. Allora, diciamo che l'attività del nostro comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è molteplice. Ci piace, come dire, essere presenti sul territorio, cioè nella città di Udine, per farci conoscere, e ci piace essere presenti anche in tutta la regione, ed è un po' il nostro modo di operare. Noi facciamo principalmente ovviamente le iniziative qui nella città e abbiamo dei momenti particolari che sono proprio legati alla storia degli esuli, quindi il giorno del ricordo, il 10 febbraio, che è stato istituito per legge. E quel giorno noi lo celebriamo con una cerimonia molto particolare con tutte le autorità civili e militari nel Cippo, che è proprio qua vicino, che ricorda gli esuli e tutto quello che è successo. E quello è un momento significativo, ma non lo facciamo solo con la città di Udine, ma da un po' di anni ci chiamano veramente tantissimi comuni, perché tanti comuni per il giorno del ricordo fanno una celebrazione presso il monumento o in comune e ci chiamano tutti, cioè veramente siamo proprio presenti. Questo ci fa piacere, ecco, perché qual è lo scopo della nostra associazione? Quello che ci tengo a dirlo. Lo scopo è di ricordare quello successo, questa immane tragedia delle foibe, degli esuli, tutte queste persone che hanno abbandonato le loro case, i loro beni, queste persone che non sono più tornate, che sono sparite. Ma perché lo facciamo? Perché questo sia soprattutto di monito anche alle nuove generazioni. A me piace sempre dirlo in ogni situazione: questo non dovrebbe mai più succedere, ma non solo qua, ma in tutto il mondo. Quindi il nostro è proprio un impegno vivo in questa direzione ed è questo che noi sentiamo fortemente. Vogliamo dire: ci deve essere pace, siamo tutti fratelli, siamo tutti persone con uguali diritti nel mondo, alcune più fortunate, altre meno, e questo è il messaggio che vogliamo passare. Una cosa che cerchiamo tanto di fare è di coinvolgere anche i giovani, perché ovviamente, come ha detto anche Bruno, è
una questione anagrafica ormai, diciamo gli esuli sono ottantina, settantina come anni, e quindi se non, diciamo, c'è una continuità con i figli o con persone più giovani, a un certo punto tutto questo non ci sarà più, e quindi è uno sforzo proprio nostro, costante, della nostra presidenza di operare in questa direzione. E gli stessi esuli anziani ce lo chiedono proprio, di coinvolgere dei giovani per poter continuare il discorso. Dunque, noi facciamo tantissime cose, poi lo dico con modestia ma anche con orgoglio nello stesso tempo. Facciamo molte presentazioni di libri, sono sia, diciamo, come dire, trattati dal punto di vista storico, ma anche c'è una vasta produzione anche dei nostri soci, che abbiamo l'onore di avere anche nel nostro direttivo degli scrittori, una vasta produzione anche di, come dire, di libri romanzati della storia, per cui è molto anche più semplice, non so, come dire, raccontarla o leggere un libro che non solamente, diciamo, un trattato di storia, che potrebbe non andare, diciamo, incontro agli interessi o alle esigenze di tutti. Quindi noi ne presentiamo tantissimi, siamo sempre alla ricerca di libri nuovi, ma anche di libri che magari sono stati presentati tanto tempo fa e di cui si è perso un po', come dire, il ricordo. Noi tra l'altro abbiamo una biblioteca molto ricca, di molti volumi, ed è una cosa anche che abbiamo fatto in questi anni, siccome abbiamo più copie, di fare dono a varie biblioteche della regione. Adesso, come dire, ci stiamo ingrandendo, quest'anno abbiamo avuto contatti con la biblioteca di Vicenza e quindi daremo un certo numero di libri anche alla biblioteca di Vicenza. E, come dire, siamo, ecco, orgogliosi di questo. Un'altra cosa che ci piace dire, l'abbiamo iniziata è un fatto quotidiano, noi siamo presenti con una newsletter ogni giorno con i nostri soci. L'abbiamo iniziato nel periodo, diciamo, delle restrizioni l'anno scorso a marzo, perché non c'era più questa quotidianità, perché bisogna dire che la nostra sede è, come dire, anche un posto di ritrovo, nel senso che la mattina uno esce e viene, perché comunque c'è sempre la segretaria, la presidente, il vicepresidente o chi altro, ed è un punto di ritrovo, e questo è venuto a mancare. Allora, cosa abbiamo pensato? Di essere presenti con una mail. E cosa raccontiamo ogni giorno? Raccontiamo o quello che succede nel territorio, quello che succede nelle terre, diciamo, abbandonate. E devo dire la verità che le notizie sono molteplici, nel senso che si ritrovano tante che uno non può credere. Magari io trovo, non so, che a Rovigno c'è stata una cosa, e quindi uno, un esule di Rovigno, gli fa piacere sentirlo, ecco. E poi tante opportunità culturali anche qua della nostra regione, e anche proprio ovviamente sulle nostre tematiche. E la mostra, siamo particolarmente orgogliosi perché abbiamo voluto dare un messaggio positivo, ecco, cioè non solo le immagini tristi di là, come adesso i territori dell'Istria e Dalmazia, che sono bellissimi, e abbiamo voluto dare questa immagine. E tra l'altro io ho voluto cercare dei fotografi, come dire, giovani, perché penso che i giovani vadano sempre valorizzati, e quindi l'abbiamo messa adesso nell'ingresso della nuova sede, che è un punto molto di passaggio, quindi la vedono in tantissimi, tutti si fermano, la guardano, eccetera. La vogliamo ampliare, ovviamente l'abbiamo portata anche nel Pordenonese, vogliamo portarla a Trieste, proprio per dare questo messaggio positivo, ecco, anche. E dopo abbiamo altri momenti anche conviviali di ritrovo, come dire, un po' interrotti adesso, ma questo è evidente, tipo per Natale, per le festività dei defunti, un pranzo con la cucina istriana dalmata. Queste sono cose che facciamo ogni anno, ed è un momento di ritrovo dove anche le persone raccontano le loro testimonianze. Perfetto, signora Bruna. Sì. Grazie di questo contributo. E ricordiamo allora che l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si trova in via Aquileia 29 a Udine. Quindi invitiamo anche gli ascoltatori a visitare la mostra di cui parlava proprio la signora Bruna. Ricordiamo inoltre i contatti e la mail. Sì, la mail è ANVGD, l'iniziale dell'associazione, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, @udine@gmail.com. Poi abbiamo un sito, sempre ANVGD-UD, www.ovviamente.it, e poi abbiamo un gruppo su Facebook, sempre ANVGD-UDINE, dove anche lì pubblichiamo molte cose, e anche un blog, sempre ANVGD-UDINE.
E volevo ringraziare anche l'opportunità che ci è stata data dalla TV Pianeta Oggi di presentarci e di dire quello che facciamo, quindi un grazie di cuore. Grazie a lei, signora Bruno. Un'ultima domanda al signor Bruno Bonetti, proprio per far presente agli ascoltatori che l'associazione è stata inaugurata il 29 giugno qui a Udine, ma ci sono stati degli episodi molto toccanti e anche particolari già fin dall'inizio dell'inaugurazione. Prego, se ci vuole raccontare, signor Bruno. Beh, gli episodi sono numerosi, io citerei proprio un episodio che è avvenuto ieri. Una signora che opera nel settore del turismo, che non aveva nulla a che fare con il mondo dell'esodo, ci ha chiesto di venirci a trovare perché, frequentando l'Istria, si era interessata alle nostre tematiche e diceva: non mi basta quello che leggo sui libri, voglio conoscere di persona qualche esule. È stato un incontro molto toccante, la signora alla fine piangeva commossa, e questo per noi ha rappresentato una grande soddisfazione, perché a noi non interessa parlare tra di noi che già conosciamo queste storie, ma come diceva la Presidente, lo scopo è quello di farlo conoscere ai giovani, soprattutto alla popolazione in generale, perché il nostro patrimonio di civiltà non vada disperso e perché anche il messaggio di pace sia un messaggio che raggiunga il più largo pubblico possibile. E anche per questo ringraziamo voi di questa opportunità. Perfetto, allora di nuovo salutiamo il signor Bruno Bonetti, la signora Bruna Zuccolin e Linea, che torna allo studio.